dritto sulla destra. Sì. Dobbiamo costeggiare questo. Ok, siamo in mezzo ai boschi, però qui c'è qualcosa che non torna. Sentiamo un forte odore di putrefazione. Comunque la casa è questa. Sì, puzza di morto. Come facciamo? Andiamo di qua? Andiamo di là? Non lo so. Ecco la casa. Abbiamo trovato questa casa abbandonata in maniera del tutto casuale, la vegetazione cresciuta esternamente, un vecchio cartello su cui c'è scritto Vendesi, sono i due elementi che ci hanno spinto qui dentro. Ci puzza! Che c***o è? È quell'odore brutto che si sentiva. No, ma io non entro qua, fa schifo. C'è un odore di merda. Non so, è roba marcia. Non capisco cos'è. È tutto aperto, come se l'abitazione fosse ancora pronta ad accogliere ospiti. Si tratta di una casa costruita nei primi decenni del secolo scorso e tra breve scopriremo anche il periodo dell'abbandono. In questo cassetto ci sono ancora i fazzoletti piegati. C'è un disegno di una macchina di inizio Novecento. Guarda il disinfettante. Guarda il disinfettante pre-Covid. Sentiamo un po' com'è. Buono. All'ingresso ci sono varie lettere. Proviamo a dare un'occhiata alla data di questi giornali per capire più o meno il periodo. 2002 forse. 16 maggio 2002. Ho guardato abbastanza puntate di Supernatural da pensare che questa macchia significa qualcosa. Non sto scherzando. Comunque, non so se sentite tutte queste voci, perché questa casa si trova vicinissimo a un ristorante dove stanno facendo un matrimonio. Quindi dobbiamo fare molta, molta attenzione, ma soprattutto molto silenzio. Anche perché non è una cosa positiva se ci beccano proprio all'uscita. Devo essere sincero, non ho trovato nessun tipo di informazione in rete. Non so dirvi nulla, nemmeno se il vecchio proprietario sia morto per cause naturali. Solo una cosa è assolutamente certa. Si avverte concretamente una fortissima negatività. Sarà che è notte, e di notte ogni luogo assume un aspetto assai più oscuro, ma entrambi non eravamo tranquilli per tutta la durata dell'esplorazione. La casa è composta solamente da due piani,
il primo piano era destinato alle camere da letto ed è la zona che reputo più negativa di tutta la casa. Pieno di giornali appoggiati. Mi spiace non poter fornire informazioni storiche o comunque relative alla famiglia che viveva qui dentro, ma non è qualcosa che è sempre possibile fare. Vi invito comunque a concentrarvi, maggiormente, sull'atmosfera e i sentimenti che trasmette l'abitazione. Con queste immagini ho cercato di rendervi partecipi delle stesse sensazioni che ho provato dal vivo durante l'esplorazione. Guarda, c'è un vitale. Non è rimasto nulla, purtroppo. Non mi piace per niente questo. Questa carta da parati. Cosa che non ti piace di questa casa? Sembra... mi dà oppressione questa stanza. Poi dall'altra parte c'è questa, che non ha alcun senso. È vero. Di qua c'è questa, questa qua è proprio secondo me la più brutta, sembra così. No, quella è veramente orribile. Sembra il telo della Sindone. Sì, è vero. C'è guarda, è vero. No, questa carta da parati è bella perché mi ricorda molto gli anni 50. Facciamo, torniamo giù. Sì.